Sì. Adesso andiamo, sì. Ciao a tutti, come avete intuito oggi andiamo a fare il giro alla Baita. Abbiamo appena parcheggiato, ci aspetta una bellissima giornata, il cielo è blu. Sentiero per la Baita è sempre abbastanza duro, ma perché uno si porta su un sacco di macchine fotografiche, obiettivi, con un 800 mm attaccato al collo è piuttosto pesantino, però non vorrei farmi scappare qualche, magari l'aquila o magari con fortuna il cipetto, poi serve quando faccio le marmotte, soprattutto gli uccellini che sono piccoli e quindi serve un obiettivo che avvicini parecchio. Dura. Siamo arrivati al Cerin e vista la siccità c'è da ringraziare che c'è ancora questo po' d'acqua. Ed eccoci arrivati alla Baita. Perché non c'era la sorgente? Era secca. Era un pochino, ma non c'era posti per prenderla. Meno male che c'è ancora Bialbruyent, sì, che ci dà dell'acqua. Sì, ma là c'è proprio come una sorgente a fianco del torrente, allora là si prende bene e veniva bella grossa. Meno male. Mola, che l'erba di nuovo da tagliare. C'è chi lavora e chi dorme. Ho tagliato un pezzo anche io, ma è faticosissimo, sono movimenti che uno non fa mai. Terribile. Ma qui il cespugliatore non esiste. Se penso che mio papà
all'età di 8-10 anni gli davano già la falce per tagliare i prati. Poverino, che fatica. Uiuh, ci vuole un momento a riprendere fiato. Ci siamo svegliati. Pipi? Non è abituato. Faccia stravolta. Faccia stravolta da contadino alle prime armi. Come la prendi? Hai molte altre possibilità. Bene, già un bel pezzo, abbiamo pulito un po', così ci possiamo mettere fuori magari a fare pranzo o a prendere un po' di sole. E dopo aver tagliato l'erba siamo piuttosto affamati, quindi tra un attimo facciamo pranzo. E visto il contesto e visto che siamo in Valle Varaita, abbiamo pensato, portando su le patate e la farina, di fare le ravioles della Valle Varaita. E per fare queste ravioles servono appunto le patate, della farina, un uovo e del formaggio morbido. L'ideale sarebbe il tomino di Melle, che è un formaggio che si compra appunto al paese di Melle. Sono proprio dei tomini che vanno bene come consistenza. Purtroppo stamattina siamo venuti su molto presto, quindi non siamo riusciti a prenderlo, e utilizzerò un formaggio morbido che ho preso da casa. Abbiamo pelato le nostre patate. Adesso, vista la scarsità d'acqua, vado a sciacquarle un attimo al torrente, perché gli diamo giusto una lavatina, e poi le metterò a bollire. Mettiamo le nostre patate qua e ci mettiamo un po' di acqua. Voilà, per farle bollire mettiamo giù un po' di sale grosso, e adesso le mettiamo sul gas. L'ambiente della baita è sempre un pochino scuro, poi quando si entra fuori dal sole dentro non si vede mai niente. Adesso le patate stanno cuocendo, quando sono cotte farò l'impasto qui sul tavolo. Batte è dovuto andare ancora a prendere dell'acqua. Quest'anno, appunto, visto che c'è poca acqua data la siccità, la sorgente in genere è più vicina, invece in questo caso deve fare parecchia strada per andare a prendere l'acqua. L'impasto delle ravioles lo farò sulla Turnoiro, che è questo ripiano che vedete davanti a me in legno. Questa Turnoiro è stata fatta l'11 febbraio del 1950. Chi è che ha fatto questa Turnoiro? Mio nonno, ovvio. Schiacciamo le nostre patate, che ormai erano cotte, con lo schiacciapatate. Praticamente le raviole sono degli gnocchi con all'interno il formaggio, condite solo con burro fuso dopo. Questi sono due pezzi di formaggio morbido che ho preso al posto del tomino di Melle, che è quello che ci andrebbe proprio nella ricetta classica, però è un formaggio morbido. Adesso metto il formaggio a pezzetti qua nello schiacciapatate e lo schiaccio un pochino. Così mi aiuto con lo schiacciapatate. Le nostre patate sono raffreddate, ho messo giù il formaggio, adesso vado a mettere un pochino di farina e poi metto l'uovo. Adesso mettiamo l'uovo. Piccolo pizzichino di sale. Facciamo il nostro impasto aggiungendo man mano la farina. Ok, il nostro impasto è pronto. Adesso andremo a fare i salamotti, come per fare i gnocchi, e poi li taglieremo a pezzi.
Una volta fatto il salmotto, le tagliamo un pochino più lunghe, in questo modo. E poi si passano in questo modo con le mani per farle venire in questa forma così, affusolata. Voilà, un po' di farina, le nostre raviole sono pronte, pronte per essere tuffate nell'acqua che bolle. Nel frattempo mettiamo il burro nel pentolino, un bel po' di burro, e lo facciamo sciogliere sul gas che servirà per condire le nostre raviole. Il nostro burro sta sciogliendo e le nostre raviole stanno cuocendo. Le nostre raviole saranno cotte appena verranno a galla come per gli gnocchi. Voilà, ecco le nostre raviole. Adesso vengono condite col burro fuso. Ed ecco le raviole. Mi basta, Bat? Ma ancora due, grazie. Ancora due? Sì, sì. Inizi che le raviole sarà lui, Bat, sei raviole contento? Lui, spettacolo. Guarda in che contesto, magnifico. Sì, buone, eh? Buonissime. Mo' me le mangio, non voglio perderle. Buone? Morbide, magnifiche. Ci siamo, volevamo augurarvi un buon appetito. Noi mangiamo le nostre raviole della Valle Varaita. Solo una cosa, Bat, come sono? Spettacolari. Da fare. Poi mangiate alla Baita, Bat? In questo contesto. Mamma mia, che meraviglia. Una meraviglia. Buon appetito! Buon appetito! Ecco il contesto della mangiata di ravioles. Meglio di così. Sono da leccarsi i baffi, come si suol dire. Ottime, brava Nadia. Un brindisi con un po' di vinello a questo spettacolo. Adesso facciamoci un bel caffè. Buon caffè dopo due piattazzi di ravioles. Dai monti. Dai monti.
puliamo la Turnoero, così non resta impiastricciata di farina. Pronta per la prossima volta. Pronta per la prossima volta. Ogni riferimento è puramente casuale. Pulita? Adesso la porto nel torrente e gli diamo una bella sciacquatina. Ok. Via. Voilà, la baita è sistemata, abbiamo messo il filo tutto attorno, se venissero sulle mucche. Pupino, te lo vuoi mettere il tempo lì, no? Onde evitare di scottarsi il collo. Dopo questa splendida giornata rientriamo a casa. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!